A 5 mesi dal viaggio apostolico in Corea, Papa Francesco è nuovamente in Asia. Prima tappa del suo 7° viaggio apostolico, lo Sri Lanka, perla dell'Oceano Indiano, dove il pontefice si è recato per incoraggiare la piccola comunità cattolica e per proclamare santo Joseph Vass, fulgido esempio di carità cristiana e di rispetto per ogni persona senza distinzione di etnia e di religione. Atterrato all'aeroporto di Colombo, Papa Bergoglio ha constatato con dolore che nel mondo l'incapacità di riconciliare le diversità e le discordie ha fatto sorgere tensioni etniche e religiose accompagnate frequentemente da esplosioni di violenza. Per molti anni, ha proseguito, lo Sri Lanka ha conosciuto gli orrori dello scontro civile, ma ora sta cercando di consolidare la pace e di curare le ferite di quegli anni. Non è certo un compito facile quello di superare l'amara eredità di ingiustizie, ostilità e diffidenze lasciata dal conflitto, ma è possibile superando il male con il bene e coltivando quelle virtù che promuovono la riconciliazione, la solidarietà e la pace. Ribadendo che i seguaci delle varie tradizioni religiose hanno un ruolo essenziale da giocare nel delicato processo di riconciliazione, Papa Francesco ha infine ricordato che il processo di risanamento richiede di includere il perseguimento della verità e che la diversità non è una minaccia, ma fonte di arricchimento.